Siamo nello stand di Moro Eventi. Chi è Moro Eventi? Moro Eventi è lo staff, uno staff di persone che si occupa di gestire l'organizzazione, la direzione artistica e la regia dei momenti di spettacolo in alcuni dei più importanti eventi di rievocazione storica del Levo Antico. Ad esempio, partendo da Trigaglia, che ormai è leggenda, passiamo poi nel tempo e nelle epoche diverse a animare, gestire e vivere eventi importanti come Monte Renzio Celtica e Fuochi di Taranis, il Bunden Celtic Festival, Venigallia sull'altopiano di Cesuna di Roana e la Festa dell'Uva di Riolo Terme. In tutti questi eventi ci sono rievocatori, ci sono spettacoli, c'è storia, c'è tradizione e tanto divertimento. Moro Eventi e il suo staff si occupano di mettere insieme tutti questi straordinari ingredienti, di gestire il tutto e di creare un prodotto finito più piacevole possibile. Siamo il Parco Archeologico di Travo, in provincia di Piacenza. Si tratta di un sito neolitico dove è possibile visitare sia gli scavi archeologici che anche una parte di ricostruzione di edifici completi di arredi e anche utensili ed abiti. E una volta all'anno facciamo anche un evento di rievocazione con rievocatori. Si tratta di un evento diviso in due parti, sia di living history che di spettacolo, in cui più di 40 rievocatori si avvicendano con diciamo così, lavori quotidiani della preistoria e poi anche una parte invece proprio più ludica di spettacolo vero e proprio. Ciao a tutti, Stefano Trentini, vi racconto in 30 secondi la storia di Trigaglia. Allora, tutta colpa di Febi. Non so chi conosce Febi, è famoso nell'ambiente, perlomeno ai miei tempi lo frequentava molto, penso anche adesso, ogni tanto vado a casa sua ed è la casa dei Celti. Allora, Febi mi parlava sempre di questo mondo, parliamo di tantissimi anni fa, che io non conoscevo e continuava a dire perché i Celti erano qui da noi. E dice, ma cosa dice sto qua? Finché un bel giorno mi è capitato fra le mani, anzi me l'ha consigliato lui, un libro che si intitola Romagna Celtica di Anselmo Calvetti. Questo libro mi ha aperto un mondo, mi ha fatto capire che effettivamente, perché era la raccolta di tante piccole, come dire, piccole citazioni che erano polverizzate nei grandi libri di storia degli antichi cronisti romani e greci, e lui cosa ha fatto? Una selezione di tutti questi, di queste citazioni, le citazioni che riguardavano il territorio dell'Emilia Romagna, tutte raccolte in un libro. E a quel punto ho detto, cavolo, Febi veramente aveva ragione. E a quel punto ho cominciato ad interessarmi, ho detto, ma perché non mi è mai stata raccontata questa cosa? Perché non dicono questa cosa sui libri di storia? E così ho iniziato una passione, questa passione volevo in qualche modo anche rappresentarla, viverla proprio fisicamente, e così abbiamo organizzato una festicciola in campagna e ci siamo improvvisati dei costumi, addirittura all'epoca il kilt, perché proprio ne sapevamo pochissimo, non c'era tutta l'informazione che c'è oggi, e abbiamo iniziato questa festicciola in campagna ogni anno, la festa di Lug, dove arrivavano tanti amici, suonatori anche che avevano piccoli gruppi celtici,
E finché un giorno abbiamo detto dai, proviamo di farla pubblica questa cosa, e non ci aspettavamo il risultato che poi ha avuto Trigaglia. Da lì è nata Trigaglia. Grazie, ciao. Sono Achille Vaccari, l'organizzatore di Venigallia, la festa celtica del Veneto. Vi ricordo che la nostra manifestazione nel 2013 si terrà dal 26 di luglio al 4 di agosto. La nostra è una manifestazione di rievocazione storica, di ricostruzione storica. Si svolge in un'area verde fantastica, non fatevi dire dall'oste se il vino è buono, ma il vino è proprio buono, infatti abbiamo anche un fantastico bosco che ci permette di proporre gli spettacoli in questa area veramente bellissima. Non so, lasciami stare. Battista del gruppo di rievocazione storica Toutai Argantia. Noi ci occupiamo di ricostruzione della vita degli antichi dal periodo neolitico fino a tutta l'età del ferro. Il nostro ambito principale è quello della cucina sperimentale, mi occupo di ricerca e di sperimentazione sulla cucina antica, cucino utilizzando strumenti attestati archeologicamente, infatti ho delle riproduzioni di vasi e di strumenti che si usano per cucinare in antichità e arrivo anche a produrre alcuni di questi ingredienti. Un altro ambito della mia associazione è quello della didattica, mi occupo di molti laboratori destinati a bambini, ragazzi ed adulti, laboratori che permettono di toccare con mano, di sperimentare com'era dura la vita degli antichi. Siamo la Legio Prima Italica e ci occupiamo già da molti anni della rievocazione dell'esercito delle legioni romane. A partire dalla rievocazione appunto delle legioni siamo poi passati anche alla rievocazione di tutti gli aspetti civili, culturali, antropologici, religiosi dei romani, dalla partenza, quindi dalle epoche più antiche, fino alla decadenza e alla fine dell'impero romano d'Occidente. In particolare io mi occupo di quello che riguarda la scrittura, i pigmenti e le tecniche utilizzate appunto dai romani per la decorazione e per la pittura. Salve, sono Paulus Virginius Taurus della Legge Storica, associazione culturale.
mi occupo della didattica sulla cucina romana, quindi a parte la didattica mi occupo anche della degustazione, quindi posso far assaggiare al pubblico cosa mangiavano i romani. Qua vedete diversi tavoli con esposti alimenti che usavano i romani. Sul primo tavolo vediamo una serie di alimenti che possono sembrare molto semplici, perché la verdura, la frutta secca, fresca, ci sono i legumi, ci sono i cereali, ma questa era la vera cucina romana, la autentica cucina fin dal tempo arcaico. Quello che sentiamo parlare delle cene, grosse cene dove si mangiava di tutto e di più, quella non era la vera cucina romana, quella è stata importata a Roma, e i romani poi sappiamo che amavano copiare gli altri popoli e hanno copiato questo fatto delle grosse cene dai greci, quindi hanno cominciato a mangiare cose più elaborate, tipo quelle che vediamo in questo tavolo, sono delle uova, cioè della carne di maiale che i romani amavano molto. Due esempi di dessert, tutti piatti che arrivano dal primo secolo dopo Cristo, ma sono piatti che arrivano alla fine dall'Oriente, perché la maggior parte dei cuochi che usavano i romani per le proprie cene erano greci o comunque cuochi orientali, che i romani amavano molto questo tipo di cucine. Rappresento il gruppo del Cinghiale Bianco Teo Taringones, un gruppo di rievocazione storica che preoccupa uno spazio di tipo neolitico fino ad arrivare a quello che è l'aspetto celtico secondo e terzo secolo prima di Cristo.
Abbiamo in progetto lavori che possono essere anche di tipo multiplo, per oggi diciamo che l'efficacia di quello che è il nostro lavoro è stato rappresentato sia fotograficamente che anche artisticamente. Siamo invitati in parecchie manifestazioni di tipo nazionale su tutto il territorio. Diciamo che le più divertenti e le più salienti sono quelle che impiegano il territorio della Romagna, nello specifico Riolo, a cui siamo affezionati da tanto tempo in qualità di ospiti sempre molto graditi da parte dell'amministrazione della Proloco locale. Ringrazio e saluto in questo momento addirittura anche il nostro buon amico Walter, che ricordiamo sempre con grande gentilezza. Scusa, a volte è vero, io un po' cado, non capisco quando vado, non capisco improvvisare, quando che devo andare, quando di farmi canterino, mi stai puntando col mirino, col mio accento francofono, mi hai messo, è vero, addirittura il microfono, quello qua al canto, in antico e volgare stilo, non mi è mai capitato un microfono, è vero, con lo filo, ed è dopo, e spero che il canto mio va malia, io non sarò forse il più grande rimator d'Italia, ma vi aspetto tutti a Tele Medievalia, dove il filmatore mi ha appena promesso un contratto da prima attore, e or lo dico con la mia rima improvvisata, mi pagherà 3.000 euro a serata, e vedrete lo fratacchione di rime fare improvvisazione lì alla televisione, e potete tranquillamente fare il mio fan club in questa televisione che secondo me, è vero, è sul web, ma avete capito dalla mia faccia un po' in imbarazzo che non è vero niente, costui non mi pagherà un cazzo, sempre sia lodato!